Un teatro che nel suo genere è un'eccellenza, ieri sera ha ospitato un'orchestra che, senza dubbio, è a sua volta un'eccellenza. Per la direzione artistica di Gianna Fratta, l'Orchestra Sinfonica Siciliana ieri sera ha aperto la 74esima stagione del Luglio Musicale Trapanese ed è stato un gran bell'ascolto. Padrona del suo suono, verrebbe quasi da dire padrona dei suoi sentimenti, l'ensemble siciliano è di una qualità assoluta. Grande l'impasto sonoro, coinvolgenti le dinamiche. I nostri hanno un approccio all'esibizione da sala di registrazione pressoché perfetto e di alto livello è stata anche la scelta del repertorio della serata. Pensato da Gianna Fratta, il concerto, che oggi sarà replicato a Palermo, ha preso il titolo di Destini e si ispira alla Forza del Destino di Giuseppe Verdi. Notevole anche la prova dei due solisti. Il soprano Marta Mari si è dimostrata sicura, molto ordinata e spesso ispirata nell'interpretazione. Denis Pievinsky, tenore, coinvolto solo 2 giorni addietro a causa del forfait dato per gravi motivi personali da Angelo Villari, ha retto bene l'impatto, mostrandosi spesso molto coinvolto emotivamente nella performance. Insomma, è stato un bel concerto, che dà il via ad una stagione nata in un momento travagliato della vita del Luglio Musicale. Ma ora è tempo di concentrarsi sul prossimo appuntamento, il 15 e il 17 luglio, in scena sarà la volta di Tosca di Giacomo Puccini, opera coprodotta con il Teatro Coccia di Novara, una delle opere del grande repertorio tra le più amate dal pubblico trapanese.